Eccoci, la rana nel pozzo, 26esimo appuntamento qui, Rieti Life TV. Oggi mio gradito ospite, il consigliere comunale Moreno Imperatori. Buongiorno a tutti. Come sta Imperatori? Imperatori, personalmente sta bene, politicamente cerchiamo di andare avanti, soprattutto cercando di fare, in questo caso a livello amministrativo, qualcosa per i cittadini. E adesso ne parliamo, qui alla rana siamo molto seguiti, quindi parliamo direttamente ai nostri lettori. Verissimo, anzi complimenti, ho visto la sede per la prima volta, complimenti veramente Emiliano. Grazie, grazie, grazie mille per questo. Noi non facciamo sconti con i complimenti, lo diciamo sempre. Ci ho provato. Però li accettiamo molto volentieri, soprattutto da lei, insomma, che è uno un po' del settore, come dico io, perché è sempre stato all'interno di organizzazione di eventi, media, eccetera, se non ricordo male, ma da tempi... A suo tempo, per tanti anni, ho fatto responsabile della comunicazione per il PDL e per Forza Italia, organizzando anche, a parte tutta una serie di campagne elettorali, anche diversi eventi. Poco fa, fuori trasmissione, parlavamo della ex Festa Azzurra del 2006 addirittura. Che ricordo con piacere. Forza Italia si può dire, sì, ancora? Cioè, Forza Italia si può dire. Noi possiamo dire Forza Italia? Certo che lo possiamo dire, il partito purtroppo non si è rinnovato negli anni, insomma lo vediamo tutti, dal ipotizzato 40-50% sono ridotti all'8-9% e sinceramente non vedo già da qualche anno una spinta propulsiva. Ma adesso c'è Berlusconi però. Berlusconi, a mio modo di vedere, adesso magari è una cosa politica un po' troppo settoriale, ma in ogni caso il problema non sono i valori, che penso che siano dei valori universali, europei, il problema sono le persone di cui si è circondato, ma qui vorrei chiudere insomma la parentesi. Chiudiamo, se no Berlusconi ci chiama magari, ci chiama, che cosa le direbbe? Adesso ricordo quando organizzai l'unica visita di Berlusconi nel 2007, a Rieti, un evento clamoroso. Per la clamoroso. Campagna elettorale di Emili. Di Emili male, e no? Quella, sì, e quella riuscimmo a vincere al primo turno, cosa che io avevo messo non in dubbio, cioè se qualora non fosse venuto il presidente Berlusconi. Infatti quel 2-3% in più lo portò ed Emili vinse al primo turno. Ricordo di questo 3% che si diceva che avrebbe che portato quel comizio che verissimo. Poi personalmente ha lasciato anche una foto importante, quella con le sbarre, me la ricordo benissimo, me la ricordo, che andò credo in tutta Italia, no? E anche un po' più in là, sì, fortunatamente. Chiudiamo Berlusconi, lo salutiamo, sì, speriamo che si riprenda presto perché è stato proprio certamente una grande. Allora andiamo alla nostra umile stazione di Rieti, stazione ferroviaria. Sono stati fatti dei lavori, com'è la situazione lì? Come no, i lavori devono terminare. Diciamo questo, quello che possiamo dire, perché occorre ricordarci sempre che i territori sono in concorrenza uno con l'altro. Questo non dobbiamo mai dimenticare. Quindi alcune cose possono essere dette ed altre no, perché altrimenti c'è chi mette il paletto in mezzo alle ruote. Ora, noi abbiamo instaurato buonissimi rapporti con Rete Ferroviaria Italiana. Stiamo cercando di ottenere, in virtù dell'arrivo dei treni bimodali, qui occorre dire che almeno documenti alla mano, il presidente Zingaretti è stato di parola, abbiamo spinto, addirittura fa parte del programma elettorale di Cicchetti, e la prima telefonata del sindaco di Rieti, la prima telefonata ufficiale che ha fatto il presidente il giorno dopo è stata per farsi confermare e sollecitare l'arrivo dei treni bimodali. Perfetto. Allora, quello che possiamo dire è questo. In occasione dell'arrivo dei treni bimodali occorre farci trovare pronti. Che cosa significa? Significa avere una stazione moderna, che ne so, penso col sottopasso, penso con determinate situazioni, per cui le migliaia di persone che rispetto adesso frequenteranno, perché se si arriverà a Roma e viceversa, al momento con 1:20, ma anche qui potrei dire che stanno cercando di ammodernare il tracciato tra Rieti e Terni, per cui si parla di circa 1:10. Adesso, a parte questo, immaginiamo. Questo non è poco. Immaginiamo che le persone che da Roma potrebbero venire ad abitare a Rieti in virtù che il tragitto si accorcia comodamente in 1:10. Quindi con un'ora
un'ora e dieci. Si può andare circa a Roma passando per Terni, la famosa sì tratta che qualche già preoccupazione ha dato, nel senso che non è proprio comodissima. Ecco, diciamo. Certo, attualmente è così, viene fatto con la vecchia littorina, no? Però immaginiamo treni moderni, bimodali significa doppia alimentazione, perché da Rieti a Terni non c'è l'alimentazione elettrica, okay, quindi fino a Terni con un'alimentazione e poi elettrica fino a Roma. Quando arrivano questi treni? Dovrebbero arrivare un anno e mezzo, due anni, li stanno costruendo in questo momento. Ah, quindi in politica due anni sono circa è un medio periodo, 10 noi, del privato. Ecco. Noi parliamo di... No, perché stiamo già predisponendo determinate cose, cioè Ferrovie sta già predisponendo, anche ieri mattina li abbiamo sentiti per altre cose. Ricordiamo che Moreno Imperatori è consigliere comunale, come abbiamo detto, con delega ai trasporti, non è una delega proprio semplicissima, qui nel no, nostro però comune. Occorre fare una precisazione, sì. Il consigliere delegato per legge non è un assessore, no, magari ti fanno lavorare uguale, ma allora ha compiti determinati, perché altrimenti un assessore ai trasporti e mobilità si occuperebbe, che ne so, delle buche, che non me ne occupo io, degli asfalti se ne sta occupando l'assessore Emili. Cioè diciamo che o vengono le idee al consigliere delegato o il sindaco ti delega a qualcosa in particolare e poi ci lavori. Quello che dà molto fastidio è la farraginosità delle procedure amministrative. Questo per chi è operativo, prima hai ricordato varie manifestazioni che ho organizzato, eventi, campagne elettorali, eccetera. Credo di essere una persona operativa. Ecco, molto fastidioso per le persone, insomma, che cercano di fare è questa lentezza dell'apparato burocratico a tutti i livelli. Che ci portiamo da sempre, più o meno, no? Allora, qui ci sarebbe da fare un discorso un po' particolare, cioè... Diciamo che il popolo italiano da millenni, grazie a tutta una storia che abbiamo, pensiamo solo al diritto, no? Il diritto romano che deriva dai greci, ha una ricchezza culturale che non fa parte, ad esempio, dei popoli anglosassoni. Loro magari a livello politico hanno tre partiti e si riconoscono tutti lì. Non è questo per il popolo italiano. Abbiamo ben altre caratteristiche. Per certi versi è una ricchezza, ma per altri versi è un handicap alla fine. Perché quando discuti, io ricordo quando ero nell'altra consigliatura, presidente della Commissione Statuto e Regolamenti, lì abbiamo fatto un grosso lavoro, una cinquantina di regolamenti, tra cui il nuovo Statuto Comunale. Ma se eravamo 10 in Commissione, a volte uscivano fuori 15 idee. Cioè, magari la stessa persona ha due idee, certo, e lì a discutere, a parlare. Così è abbastanza complesso. Abbiamo sempre parlato di questa burocrazia che inchioda un po' le cose, ecco, diciamo così. Per esempio, la storia della ferrovia, quella vera, quella diretta Rieti-Roma. Roma, che ci dice? Allora, potremmo parlare del passato, possiamo 90 milioni feste, di euro. Delle feste fatte anche in piazza, ricordo. Verissimo. Allora, era tutto vero e tutto pianificato. C'era anche un finanziamento di 90 milioni di euro, al che la politica reatina, parlo della politica provinciale, soprattutto in quel di Forse più che di euro parliamo di lire. No, 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 no. Era la legge obiettivo di Berlusconi del 2002 e quindi parlavamo già di euro. Allora, tra le varie vicissitudini, erano stanziati 90 milioni di euro per il primo stralcio. Se non che i vari paletti ambientali dell'epoca, venne Paolo Cento in quel di Forano, insomma alla fine ci hanno fregato, signori miei, questi 90 milioni di euro per l'allora futuro Expo di Milano, la ferrovia rogga alla rate. E questo è il passato. Ora, un anno e mezzo fa circa, il ministro Del Rio è venuto a Rieti, parlando sia della Salaria, e è venuto insomma in pompa magna con tutti i vertici italiani, sia di Ferrovie sia di ANAS, prospettandoci che si ripartiva con il progetto. Benissimo. Io da un anno circa abbiamo innanzitutto fatto il tavolo sui trasporti, mettendoci tutti dentro, governo, regione, i vari enti. Sto sollecitando la segreteria del ministro Toninelli più volte. Ogni mese, ogni due mesi mi rimandano, nel senso che hanno problemi, eccetera, eccetera. Credo che sia arrivato il momento di spingere ancora di più sull'acceleratore. Se vorrà venire al tavolo dei trasporti e confermare i lavori prospettati, c'è cioè la continuità amministrativa, no? Dall'ex governo, bene, altrimenti si prenda la responsabilità e ci dice
perché non ci sono i finanziamenti che loro vogliono fare, però insomma non è possibile bloccare queste opere per anni. Dal 2002 ad oggi è un bel salto, no? Quindi se ne parla da decenni di questa ferrovia, che probabilmente, questa è un'opinione mia, ma adesso voglio sapere la sua, non si farà mai, azzardo. Secondo lei? Allora, proprio per questo dubbio che abbiamo tutti, perché questa è la verità, col sindaco Cicchetti abbiamo preso questa decisione, prendiamoci l'uovo oggi senza aspettare la gallina domani. Ed ecco perché stiamo quasi tutti i giorni spingendo con ferrovie, trovando, devo dire, dall'altra parte, insomma abbastanza, sulla tratta Rieti Terni-Roma. Ripeto, se arriveranno i bimodali, se il tracciato sarà ammodernato, se ci sarà una ferrovia moderna, alla fine poco importa ai cittadini se arrivano a Roma, parlo dei cittadini riadini perché poi lì ci passando sarà... per Terni o passando, esatto, per Passo però, Varese. Però è anche vero questo, che noi con questa tratta velocizzata, eccetera, e si parla di 3 anni, quindi non stiamo parlando del tipo la ferrovia diretta Rieti-Roma per 20 anni di tempo. Allora, è vero che prendiamo soltanto Rieti e l'Interland Ariadino e tutti i paesi a nord, ma i paesi, diciamo, da Ornaro, tutti quelli che vanno verso Roma, quelli dovranno continuare a prendere il Cotral. Ecco perché è importante la ferrovia Rieti-Roma diretta con Cotral. Cotral, appunto, quindi passiamo dal treno, trasporto su rotaia, a quello gommato. Ecco. E anche qui non è che stiamo proprio benissimo, se non sbaglio, no? Allora, anche e qui... Poi vorrei sapere una cosa, i pendolari reatini, lei poi è un pendolare. Certo. Di cosa hanno bisogno? Qual è la cosa che può migliorare la qualità della vita di un pendolare reatino? Io credo che oggi la cosa principale sia l'infrastruttura, cioè la strada, via Salaria. Magari troppe fermate, ma soprattutto una strada che permetta sia agli autoveicoli sia ai bus pubblici di viaggiare in maniera spedita. Che lei pensi, come dice lei, faccio il pendolare, tranne gli orari, che ne so, di mattina prestissimo, che ci metti un'ora e mezza ad arrivare a Roma, solo il tratto però, senza le coincidenze, solo sul Cotral, poi arrivati a un certo orario, minimo sono 2 ore. Lei immagini che per fare 80 km, 2 ore, insomma, la cosa è pesante. No, col Cotral anche qui si è deciso di non andare, se non in casi, allo scontro diretto, ma trovare una forma di collaborazione. In alcuni casi, che ne so, penso all'anticipo dell'orario scolastico dell'anno scorso, cosa domanda che rifaremo anche quest'anno, penso a quella tratta che hanno messo per chi lavora ad Amazon, penso a 2 o 3 corse che ci hanno modificato, però la cosa non è semplicissima. Innanzitutto partiamo da un aspetto, che fino a qualche anno fa c'erano bus vecchi, si rompevano in continuazione, adesso sono tutti bus nuovi. Oddio, ogni tanto qualcuno prende fuoco, abbiamo visto dalle cronache. Però, non sono quelli nuovi però, sono quelli vecchi. E diciamo abbiamo buoni rapporti, siamo riusciti anche qui con un accordo, come dire, con Cotral e Fair Servizi, che è la società che sta presso la stazione di Rieti e gestisce particolari aree. Quindi il Cotral è subentrato nel contratto di affitto che aveva il comune. Entro l'anno, questi sono gli accordi, dovrebbe riammodernare tutto il capolinea di Rieti. Abbiamo parlato di Salaria. Prima abbiamo detto che la ferrovia forse non si farà mai, ma la Salaria si farà? Si farà qualche cosa? La Salaria secondo me ha molte più possibilità. Ci sono già cospicui finanziamenti rispetto alla ferrovia, dove sembra che non ci sia nulla al momento, se non ipotesi, anche se ci hanno detto che al CIPE, il Comitato per la Programmazione Economica, ci sono i soldi, ma insomma non mi sembra di averli visti, forse è la propaganda elettorale prima delle scorse elezioni politiche. Adesso, a parte questo, sulla Salaria invece abbiamo fatto, grazie al Presidente della Provincia, un incontro, deputati, eccetera, anche il Comune di Rieti, io sono andato a rappresentare il Comune su delega del Sindaco, e sembra che invece qualche soldo ci sia già spendibile. Quindi sulla Salaria, insomma, allora, credo che ci sono i soldi, questo l'abbiamo
abbastanza capito, perché è stato anche molto sbandierato. Io ancora non vedo nessuna ruspa sulla Salaria e nessun cantiere aperto. Ritorniamo al discorso, poi le dico una cosa piccolissima nostra reatina, però che diciamo il paragone si può fare. Ritorniamo agli aspetti burocratici, che è valido a maggior ragione per i grandi appalti. Proprio in questi giorni a livello nazionale stanno discutendo, si sono presi altri 6 mesi di tempo. Che ne so, penso a Rieti, il nostro piccolissimo, all'apposizione delle pensiline. Io circa 9 mesi, un anno fa, ho fatto un accordo con Cotral, valevole per tutta la regione, si chiama una convenzione, per l'acquisto di alcune pensiline. Noi immaginavo in pieno inverno la nostra città, con tutti questi ragazzi che stanno aspettando, penso agli studenti, i bus, e in alcuni luoghi, magari, che ne so, lì a Via Verani, vicino alla caserma, stanno lì centinaia di ragazzi all'addiaccio. Ok, lì sono previste 2 pensiline. Quando parlavo della farraginosità, abbiamo fatto un accordo con l'ASM, abbiamo dato all'ASM tutto quello che gli dobbiamo dare, delegandoli. Addirittura ho chiesto anche consiglio al presidente della provincia, all'epoca solo sindaco di Borgonosia, perché anche lui aveva fatto questa convenzione, addirittura un'azienda gliel'ha fatti, perché il Cotral ti dà 3.000 euro a pensilina come contributo, e la media che si spende in Italia, nella regione Lazio, è 4.500 euro. Il presidente della provincia ha trovato addirittura un'azienda che li fa allo stesso costo del Cotral, che le fa, perché lì c'è un progetto specifico, lo devi fare in quel modo. Non riesco a venire a capo, ogni 15 giorni chiamo ASM, adesso esco da qua e a maggior ragione chiamo ASM un'altra volta, non si riesce, farraginosità varie, non so a che punto sono arrivati. Adesso una settimana fa ho parlato anche diciamo con il presidente e aspetto risposte. E le pensiline non ci sono? E le pensiline al momento non ci sono, ma il problema è, ripeto, è la farraginosità, non so se devono fare una gara, secondo me no, perché stiamo parlando di 20-30 mila euro, insomma non credo. Bene, bene, bene per modo di dire. Un'altra curiosità, ma questi viali in città, cambiamo senso di marcia oppure no? Anche qui c'è molto gossip, permettimi, giornalistico. Oggi vorrei uscire da questa trasmissione con una notizia certa su questi viali e su questo cambiamento di viabilità in città. Chi, se non lei, ci può dare questa non news? Ci sono notizie certe per 2 motivi principali. Che già abbiamo detto che ci sono vari piani allo studio. E questo? Le dico anche i nomi. C'è tutti e tre ottimi. C'è il piano dell'ingegner Pidoni, il piano dell'architetto Cunnella e il piano dell'ingegner Morini, che è fatto veramente bene, prevede il doppio senso. Sono 3 esperti, credo, in materia. Sì. Sono reatini tutti e tre? No. 2 sono reatini, Pitoni e Gunnella. Tranne Morini. L'ingegner Morini è del Nord Italia ed è uno studio professionale qualificatissimo, incaricato dalla precedente amministrazione per lo studio del piano al traffico di Rieti. Lì è previsto, insomma. Allora, il problema qual è? Che questi piani vanno studiati non solo sulla carta, ma anche poi materialmente, cioè nel senso che il dirigente, la Polizia Municipale, è stato incaricato 5 mesi fa dal sindaco di Rieti, in riunione dove c'ero anch'io logicamente, di farci avere una relazione. Causa il predissesto del comune, lo sforamento di alcuni parametri, il comandante è stato mandato via. Siamo senza dirigente della municipale, quando le dicevo la farraginosità. Senza però comandante della municipale, sì. Siamo senza comandante della municipale, senza il dirigente dell'urbanistica, a rischio il dirigente della contabilità. Questo succede ai comuni in predissesto. Guardate che è una cosa importantissima, perché i cittadini spesso scaricano spesso sugli amministratori, sui politici. Guardate che dopo la riforma del testo unico, la famosa 267-2000, il 60-70% delle amministrazioni comunali sono fatte con determine dirigenziali, dove la politica c'entra poco. Sono fatte in base alle norme e sono i dirigenti che decidono. Ma per chiarezza, la Giunta può fare qualche cosa? La Giunta fa le delibere che appartengono in base ai poteri che ha la Giunta.
che sono diverse rispetto, faccio un esempio. Questo siamo d'accordo, ma se in città non c'è il comandante della municipale, la giunta può fare qualcosa oppure no? Allora, sono delegati, in questo caso c'è chi fa le funzioni, no? Ma certamente. Certamente, certo, a certo. Livello è. Ma non è che la giunta è composta di tecnici per cui è in grado di studiare, che ne so, lei prima parlava del piano del traffico. Sì. Lì ognuno c'ha la sua idea. Ieri facevamo una riunione, che ne so, sul sottopasso di Viale Maraini. Allora, andiamo per ordine. I viali, il gossip giornalistico che lei ci ha detto... Al momento anche perché sono alcune, allo studio, sono alcune allo studio, d'estate lo hanno dato per certo, non di certo Rieti Life, dicendo anche che alla mezzanotte del giorno seguente c'erano delle prove della municipale, cosa che non c'è mai stata. Assolutamente. E ovviamente i lettori capiranno insomma anche la differenza di peso di chi dà le notizie. Quindi... Che cosa ci dice in maniera definitiva? Che questa è una cosa che è allo studio e chissà quando se ne parlerà? Oppure c'è qualcosa di più concreto? No, è allo studio. Perfetto. Allo studio vuol dire che ne riparleremo. No. Allora, riparleremo. No, perché adesso lei per esempio ha detto il sottopasso di Viale allora, Maraini. Perché è allo studio? Perché abbiamo in vista anche la soppressione di 7 passaggi a livello. Voi capite che sopprimendo 7 passaggi a livello in città e fuori città, non solo si velocizza il treno per andare a Roma, a Terni, eccetera, ma il traffico avrà un cambiamento radicale. E quindi devi studiare il piano una volta che, perché lo stato del leader della soppressione dei passaggi a livello non è lo stato embrionale, insomma abbiamo parlato con Ferrovie 10 volte, dobbiamo mandare il nostro placet a giorni alle ferrovie, loro fra 3-4 mesi ci mandano i progetti che saranno poi esaminati dalle commissioni, dalla giunta e portati in consiglio comunale. Solo dopo la delibera del consiglio comunale, ecco che vi dicevo è un po' farraginosa la cosa, solo allora potrai studiare un piano fatto in maniera considerando la soppressione di questi 7 passaggi a livello. Cosa che non era contemplata nei 3 piani che le dicevo prima. Quindi i piani di prima non contemplavano certo, il sottopasso, per esempio, di Viale Maraini. L'attuale situazione che c'è, quindi con i 7 passaggi a livello che in teoria dovrebbero essere soppressi. Mi prendo la responsabilità di questa cosa, lei mi dia conferma però, e così facciamo capire a chi ci segue. Da casa, anche perché ci arrivano decine di mail, decine di persone che ci fermano, non ultimo poco tempo fa una attività nei pressi del passaggio a livello di Viale Maraini mi diceva: ma adesso partiranno a breve i lavori, qui per noi sarà un casino. Allora facciamo chiarezza e diciamo ai cittadini come stanno le cose: è tutto allo studio. Il sottopasso di Viale Maraini credo che sia una mezza invenzione al momento o una cosa abbastanza aleatoria. Non partirà né domani, né il mese prossimo, né l'anno prossimo, come probabilmente il cambio del traffico. Mi conferma questo? No. Ci dica. No. Sui sottopassi siamo un po' avanti con le ferrovie. Naturalmente stiamo prospettando a ferrovie varie ipotesi. Che non posso dire, però non sono tempi medi, cioè diciamo che tra l'inizio dell'opera e l'ultimazione dei lavori, che ne so, penso da qui a 3 anni. Questo è quanto, qualora si decida di fare il sottopasso lì sotto Viale Maraini. Chi lo deve decidere questo? Lo deve decidere l'amministrazione comunale, lo deve decidere l'amministrazione comunale. Quando? In questi giorni stiamo decidendo e proprio in questi giorni abbiamo prospettato varie ipotesi a ferrovie e poi ci sarà a breve un incontro tra tecnici delle ferrovie, nostri tecnici e amministratori di Rieti per prendere la decisione definitiva. Però sono cose che vanno fatte, mi permetta, lei prima mi ha fatto un accenno a l'interesse, il buon amministratore coltiva quello che si chiama l'interesse diffuso. Cioè, anche ieri, quando sono uscito dall'amministrazione una riunione informale, quella che le dicevo, all'una ho fatto un quarto d'ora di fila a Viale Maraini, sono stato fermo lì
sulla parallela perché parcheggio l'auto lì, abbiamo Sedicaio, quelle parti lì, sono stato fermo un quarto d'ora prima di riuscire ad arrivare sulla rotatoria che poi sì. Per andare poi a casa. Io, sempre personale opinione, non credo che questo sia il vero problema della viabilità reatina, e cioè aspettare 7, 8, 10 minuti il passaggio a livello, magari snellendo un po' la questione ferrovie, può diminuire anche il tempo di permanenza al passaggio a livello. E voglio dire, questo giustifica poi il fatto di smantellare la principale arteria reatina no. E mettere anche a repentaglio un po' le aziende lì vicino, le attività che ci sono. Allora, stiamo cercando di lavorare anche, io lo chiamo il software delle SBAR, cioè lei calcoli che adesso minimo stai fermo 7 minuti, cioè invece quando si incrociano due treni allora è un problema perché parliamo di binario unico. Stiamo cercando di lavorare anche su quello. Allora, lei calcoli che il nodo principale di Rieti è quello di Via Cinzia. Per come è strutturato adesso il traffico, lei immagini i due flussi che arrivano, è quello di Via Cinzia. Lei immagini se le macchine potessero andare sotto e poi riuscire all'altra parte, quanto si snellirebbe il traffico. Attenzione, noi abbiamo detto a Ferrovie che nel progetto preliminare, che poi andrà esaminato, deve mantenere i marciapiedi. Quindi per le attività che dice lei forse avranno problemi durante l'esecuzione dei lavori. È che sono circa 3 anni. No. No? No, no, no. Io parlavo di tutto l'iter, i lavori saranno circa un anno. Non è quello. Il problema è soltanto durante l'esecuzione dei lavori, perché io sono convinto che dopo, fermo restando che dovremo guardare il progetto, qualora si faccia, si decida di farlo, il problema è solo durante quell'anno, perché poi dopo avranno delle agevolazioni perché sarà tutta un'altra viabilità sopra, no? Bene, allora aspettiamo la decisione della giunta comunale per il sottopasso di Viale Marini, che è la cosa più imminente, no? Rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora. Diciamo che i sottopassi sono una cosa che entro pochissimi mesi sarà all'attenzione delle commissioni e del Consiglio Comunale per la delibera. Quindi potrebbe passare, come no, giusto? Certo, certo. Perfetto, perfetto. Abbiamo fatto un po' di chiarezza, anche se è un po' articolata la vicenda. La farraginosità dell'amministrazione sì. Purtroppo è così. Mentre sì. A livello privato, lei prima parlava privato e pubblico, sì. No? Mentre a livello privato uno decide di fare un muro, chiama il muratore e si fa il muro, certo. A livello pubblico è tutta un'altra cosa. Sì. Anche perché le do anche un'altra, oggi do delle impressioni mie personali, non è mio costume. La mia idea di traffico è quella che le auto e le persone quindi possano abbracciare la città, quindi io farei Viale Marini al contrario, ecco, sostanzialmente, per abbracciare la città e per viverla un pochino meglio, anche vivere il centro storico. Questo è previsto dal piano Gunnella, che a me piace molto. Il problema è poi Porta d'Arce, perché ripeto, il traffico... Abbiamo delle affinità con Gunnella? Allora... Anche se non si direbbe... Il traffico va visto in maniera globale su tutta la città, no? Se lei inverte i sensi di marcia di Viale Marino e di Viali, il nodo poi si crea a Porta d'Arce. Quindi ribadiamo che ci piace l'idea dell'abbraccio della città. Ovviamente va rivista la viabilità sia davanti Porta d'Arce, per capirci, che nella zona di Perseo, davanti al McDonald's. Lì, tra l'altro, ci sono anche delle ottime iniziative e progetti di privati che, secondo me, la giunta comunale dovrebbe prendere in considerazione. Detto ciò, facciamo un gioco. Abbiamo parlato di tante cose... E quindi rilassiamoci un po', facciamo il gioco del pozzo, chi butta giù nel pozzo. Tra l'autobus e il treno, l'autobus lo buttiamo giù. Se devo scegliere tra treno e autobus, qualunque cittadino, la comodità di un treno efficiente, buttiamo l'autobus. Tra Cicchetti e Mili, allora io ho tra virgolette amministrato con tutti e due. E con Cicchetti in passato, senza aver amministrato, mi sono scontrato spesso, perché lui di aria più di destra, io più moderato. Devo fare un complimento pubblico a Cicchetti, perché è molto più moderato di quello che
credevo, e una volta che entri in fiducia, cioè che lui ti vede che, insomma, che sei corretto, onesto, che lavori, che cerchi di fare le cose senza interesse alcuno, ti dà tanto spazio. Quindi devo essere sincero, Cicchetti... Prendiamo atto, è la prima volta che sento dire che Cicchetti è moderato, che dà spazio, però... Cicchetti a livello amministrativo, va bene, personalmente con me, devo essere sincero, qualsiasi cosa che ho chiesto, logicamente cose di interesse generale. Mi dà ampio spazio. Trova anche lui, faccio un esempio, per far fare due ordinanze per l'inversione di marcia di via Racquini e per mettere in sicurezza un tratto di strada a Chiesa Nuova, anche lì ci ho combattuto per mesi, alla fine ha chiamato lui in maniera brusca chi doveva chiamare, adesso sono state fatte le ordinanze. Sicuramente parliamo di una persona, prima di tutto, e poi un amministratore molto esperto. Sì. Tra la Masotti e la Palomba, chi buttiamo giù? Tra la Masotti e la Palomba, perché devo buttarle giù? Ognuno ha... No. Ognuno ha un gioco. Suo... Sì, è un gioco, ho capito. Ognuno, se proprio devo... Allora, per esempio, in commissione... I settori sono diversissimi. Quello della Palomba è complicatissimo. Io, per esempio, non ho le caratteristiche, ma non mi prenderei mai un assessorato ai servizi sociali. Non facile. L'avremo ospite. Ecco, quindi la Palomba c'ha una grandissima pazienza. Il consiglio che l'ho dato in commissione, che ripeto qua, è di essere più... Cioè, lei fa l'assessore, il senatore Cicolani mi diceva sempre, Moreno, quando hai il potere per fare determinate cose, usalo, perché questo è quello che vuole la gente. Quindi io ho dato un consiglio così, neofita rispetto al sottoscritto, all'amica Giovanna, di essere più tenace e di ricordarsi che lei è l'assessore, che noi siamo il comune capoluogo di provincia, che facciamo parte di un consorzio, e che è il comune di Rieti che dà le linee e non altri. Usi il suo potere quindi per buttare giù la Masotti, quando ho capito. No, perché? Ah, non la buttiamo. No, perché la butto giù? Okay, allora, non è la mia, giù nessuno. Allora, è la mia compagna, tra virgolette, di stanza. Non ha un assessorato con il portafoglio. E mi sembra che si sta dando da fare, ha fatto diverse cose. Cioè, non è semplice. Voi pensate... Le avremo entrambe ospiti, a breve. Voi pensate, e questo lo dico anche ai cittadini che ci ascoltano, che magari un assessorato ci abbia tutto un team che lavora per loro, con tutta la progettuale. Spesso siamo soli, Noi siamo il comune di Rieti, in predissesto. Ad esempio io nel mio piccolissimo faccio tutto solo, scrivo le lettere a Ferrovie, logicamente spesso le faccio firmare al sindaco dopo che lui le ha vagliate, però non è che c'hai uffici di segreteria, ognuno è la Masotti, spesso sta lì insieme a me a lavorare, se fai le lettere pure lei. Ma chissà quanti soldi prenderete per fare questo. Ma io personalmente nulla, e anche gli assessori, guardate, io l'ho detto quando Petrangeli abbassò l'indennità agli assessori, e non ero consigliere. Io ho detto, è un errore, perché se tu fai, il cittadino deve controllare se l'assessore lavora, non quello che prende. E stiamo a parlare di uno stipendio normalissimo. I consiglieri invece prendono, per quelle 7-10 commissioni che fanno al mese, chi è capogruppo, perché gli altri due volte al mese, 17-18 euro pulite ogni gettone commissione. Questo è quello che ci danno. Le nostre mogli sono disperate perché dicono portate i soldi in famiglia invece che coltivare la passione politica. Poi c'è Emiliano, l'antipolitica, che tanto va in questo momento, per cui magari arrestano quello a Milano e i politici sono tutti uguali. È vero, questo non si può dire, non si può fare di tutta erba un fascio. Imperatori, stiamo finendo questa piacevole chiacchierata. Luciano Mancini dalla regia ci sta facendo segnali acustici e luminosi che abbiamo sforato. Lei si è mai sentita una rana nel pozzo? Certamente, quando stai dentro al pozzo e non sai come muoverti, mi è capitato tantissime volte, però poi con la tenacia o qualcosa, insomma, a volte, spesso si è riusciti a saltare fuori. Grazie imperatori, grazie a tutti, grazie, a grazie per i vostri ascolti, per la vostra fedeltà, la nostra rana nel pozzo. Ci rivediamo giovedì prossimo qui a Rieti Live TV, un saluto a Luciano Mancini.